Del centrocampo e della difesa che ti è più piaciuto in queste due partite? Vabbè, levo pure Xavi, va, perché già l'hai detto. Per forza. Beh. Allora, in difesa, se proprio devo dire la verità, ho due preferiti per le due partite, sia le spagnole che le Getafe. Io sono un fautore della linea giovane. Essendo un fautore della linea giovane, quindi dico che ieri, sì, in particolar modo, mi è piaciuto molto Bartra. Perché comunque ha dimostrato di saper già leggere le diagonali difensive, sa sganciarsi bene dal centro sulla fascia, non permettendo magari a iniziative, principi di cross verso agli avversari, e quindi in prospettiva mi è piaciuto di più lui. Per il centrocampo, beh, è preziosissimo la mia terza preferenza, Busquets, perché a me piacciono gli operai al centrocampo, dopo la classe, viene chi ama sudare. Senti, abbiamo il discorso invece che riguarda il Charrua, cioè Luis Suarez, e quantomeno come ha cambiato il gioco del Barça. Allora, io prima ho detto che quel gol, insomma, in cui Leo si diverte anche a lanciare quella stupenda palla da destra verso il centro, in cui poi lui la al volo, no? Sembra quasi quando si gioca, i bambini, i ragazzini giocano per strada, e gli dai la palla al volo e te la tirano in porta. Questo giocatore, secondo te, ha cambiato notevolmente il modo di pensare e di giocare? Cioè, nel senso che capitavano l'anno scorso, l'abbiamo visto in tantissime volte, anche con squadre piccole, che il Barça faceva molta fatica a sbloccare il risultato, perché la manovra, se non era bella fluida e forte, e il Leo non ci metteva, faceva un'invenzione, il pullman che mettevano questi qua non veniva scardinato. Secondo te è più facile oggi farlo con Luis Suarez, e quanto apporto sta dando a questa squadra? Allora, riprendiamo il discorso classico, cioè, Barcellona Real Madrid, sì, 1-1 pari del Real, sì. Ancelotti canta il pullman proprio come al Bernabeu. Che cosa succede? Le due mezze punte non ce la fanno, soffrono troppo l'ordine. Come avviene il gol del vantaggio? Un lancio lungo di Mascherano, uno stop grazie ad un movimento ad eludere il centrale di Suarez, in questo caso Ramos, uno stop a seguire che solo i centravanti fanno, sì, palla all'incrocio alle spalle di Casillas. Che cosa è questa? Una partita bloccata 1-1, un'azione spaccata da un centravanti, certo, che ti cambia gli equilibri, ti sposta la bilancia. Altro esempio lampante: Paris Saint Germain in Champions League, sì, e Barcellona fatica. Che cosa succede? Che Suarez, per chiudere la partita, si inventa un numero da centravanti e la piazza alle spalle di Sidibé. Non è che ha cambiato di chissà cosa, ha semplicemente dato un'evoluzione al tiki-taka, il nascondere la palla con l'aiuto delle mezze punte, il tirarsi due centrali per favorire gli inserimenti, e soprattutto aiutare anche un po' in difesa, perché che se ne dica, che non torna Suarez, spesso ristagna a galla nel cerchio di centrocampo ed aiuta anche a far salire la squadra, a farla ossigenare la manovra. Quindi è preziosissimo, è un ben di Dio. Senti, e poi giocando un po', svariando su tutto l'arco dell'attacco, ti permette poi di fare quello che ha fatto, che è emblematico, il gol 2-0 di Messi al Cornellà al Prat, cioè quel tiki-taka molto prolungato, questo giro palla a centrocampo, in cui poi però trova la profondità sulla fascia destra di Suarez, che si va a scambiare con Iniesta e mette Messi davanti alla porta.
Quindi anche questo non è solo, diciamo, il centravanti classico che sta al centro e che, come ieri, no, gli dai una palla, si smarca l'uomo che è costretto a buttarlo giù. Ti permette, come dici tu, io condivido la tua analisi, è l'evoluzione del tiki-taka, cioè oltre che di aprire le difese con dei passaggi orizzontali, ti permette anche di verticalizzare. Ma non solo di verticalizzare, diciamo che è proprio un valore aggiunto per i movimenti che fa, cioè per un centravanti moderno, non è quella torre statica che tu la metti là in mezzo, aspetta i rifornimenti. Certo. Guardi, io mi ricordo ancora, sembra fosse contro l'Hospitalet, nell'8-1 di Coppa del Re, sì. Ma voi guardate il gol che fa Suarez, cioè, come si smarca, cioè, mentre riceve il pallone in corsa, per sganciarsi dal difensore che lo marca, tacco, tunnel, cambio di direzione e diagonale, cioè, servendo un pallone a difesa schierata, un centravanti qualunque, non sia Suarez, glielo fa. Sì, no, lo fa. Infatti è la grande forza è questa. In questo momento, appunto, facciamo un piccolo inciso della partita di mercoledì, quanto potranno soffrire i difensori centrali del Bayern Monaco, che ogni tanto si lasciano prendere delle amnesie, l'abbiamo visto anche ieri sera con Dortmund e in particolare a Oporto nell'andata di quarto di finale. Allora, partiamo dal presupposto del Bayern di Guardiola. Sì. Allora, Max, il Bayern è semplice: se gli lasci la palla ti fa male, senza il pallone non sanno che cosa fare, non c'hanno disciplina, hanno disciplina solo con il pallone. E visto che noi siamo la squadra che gioca con il pallone, che è brava a nasconderlo, guardalo contro le spagnole, guardalo ieri contro il Getafe d'Azione, cioè spalle alla porta, passaggio filtrante, proprio come il primo Barcellona di Guardiola. Se noi saremo in grado di ripetere queste gare, ma nemmeno a livello di gol, perché sono partite tirate, si sa, non puoi riprendere sempre 6-0, però mantenere questo ritmo, il Bayern va in serissima difficoltà. Non sa che cosa fa dell'ordine tattico se non ha il pallone. Noi siamo bravi a nasconderlo, combinato alle varie assenze è la gara perfetta per noi, possiamo buttarla solo noi. Anzi, mi sbilancio, veramente possiamo fare il doppio colpo, possiamo vincere pure 3-0 come fecero loro quando vincero la Champions in Baviera. Addirittura sì, no, mi sbilancio dopo il Grêmio, no, non perché sia 0, io non vengo impressionato da 6-0 quando gioco il Barcellona, vengo impressionato dalla qualità delle azioni, della costruzione, dal modo di fare. Visto che Bayern ieri comunque il Borussia ha tenuto un po' palla per guantare il pareggio, ed è una squadra molto gregaria rispetto al Dortmund che gli connetteva il titolo, Barcellona se tiene il ritmo del Getafe, dolori per il Bayern. Questo sono d'accordo, infatti bisognerà secondo me stare anche molto attenti quando abbiamo noi la palla, come dici tu, per nascondere la palla. Max, vai, dimmi. Rispetto del Bayern, ma paura sono loro che devono averne del Barcellona. Condivido pienamente questa tua cosa, io non ho col Barça non ho paura praticamente di nulla, di nessuno, solamente del potere del Real Madrid, quindi per il resto non ho paura di nessuno. No, dicevo, andare a riprendere e tenere noi palla e comunque nasconderla al Bayern, dobbiamo stare attenti al loro recupero di palla, perché su questo insomma le squadre di Pep sono fenomenali nel recupero palla, com'è fenomenale il Barça nel recupero palla. Ieri hai visto come si è sul gol di Neymar, come si è recuperato bene il pallone, praticamente quasi alla... Sì, ma infatti Suarez, perciò l'ho detto, dove era Suarez? Era là, era il centrocampo, esatto, lo vedi? Esatto. Allora, se c'è qualcosa che Lucio ha corretto rispetto al classico d'andata, quindi parliamo di tempi recenti, è proprio la difesa che non deve stare alta al centrocampo, perché se il Bayern di Pep recupera palla con la difesa così alta fa male, perché partono i treni e non li fermi più. Però con la difesa un po' più bassa, come visto con il Getafe, secondo me possiamo tenere bene il blocco ai baresi. Senti, invece
prendo spunto da una cosa che ci scrive in chat Antonio Galletti. Ieri lui ha visto bene Adriano, io condivido, ho visto molto bene Adriano, meglio di tante altre partite precedenti. Pensi che ormai questo giocatore sia completamente recuperato e sia il giocatore che può giocare in sostituzione in mancanza di uno tra Jordi Alba e Dani Alves in questo finale di stagione? Sì, è un ruolo un po' delicato. Diciamo che per avere la continuità, non dico che si debba fare bene un girone di partite, ma poco ci manca. Io vorrei attendere qualche altra prova in più, per dirlo. Ieri ha fatto una buonissima partita, ha chiuso bene qualche diagonale, però per esempio già contro l'Espanyol la di sinistra, così come a Vigo contro il Celta, non è che Adriano abbia brillato un po', anzi addirittura a Vigo abbiamo sofferto molto da quell'out. Infatti da lì partivano gli esterni, e mi pare fosse Nolito da sinistra, proprio e cambiava il gioco sulla destra, diciamo che avevano troppa libertà, per cui una buona prova contro il Getafe, ma aspetterà altre prove. Va bene, questo, sì, su questo posso anche darti ragione. Senti, per chiudere, che dirti, insomma, la prima partita secondo te sarà determinante di Champions, cioè la partita a Barcellona? Secondo te è determinante per il passaggio del turno? Allora, se dovessi scegliere la perfezione, una bella vittoria senza subire gol, però diciamo già averla tipo su un 3-1 con due gol di scarto ci sarebbe grande slancio in vista del ritorno in Baviera, però vincere con un gol di scarto sarebbe un ritorno a corda di violino, perché sarebbe tesissimo. Certo. Quanto i bavaresi l'abbiamo visto, sì, per carità, saranno quelli dei meriti del Porto che si è andato con la paura, però sappiamo la potenza offensiva. Certo. Io ripeto, nascondergli il pallone dall'inizio, il Barcellona è in grado di farlo, può eliminare il Bayern, ma c'è bisogno di farlo per 190 minuti, i 180 più 25 minuti di recupero nei secondi tempi, tra andata e ritorno. Va bene, sì, condivido questa tua analisi, anche se io avrei preferito nettamente di giocare la prima a Monaco e la seconda a Su questo siamo d'accordissimo, è sempre una bella comodità giocare l'andata in trasferta. Sì, e l'abbiamo visto, no, quando come abbiamo pressionato noi il City e il Paris Saint-Germain andando a fare il risultato su questi due gambi. Ma però voglio dire una cosa. Dimmi. Quando noi perdemmo quella semifinale contro il Bayern, sì, loro l'andata la giocarono in casa e vinsero 4-0. Sì, esatto. Ed era già il Bayern di Heynckes, che forse a me piaceva pure di più del Bayern di Guardiola, perché un allenatore tedesco inseguiva la filosofia tedesca della grinta. Non che il Bayern di Guardiola sia una manica di giganti, però siamo il Barcellona e io mi fido di Luis Enrique. Possiamo ripetere, anzi possiamo vendicarci di quel risultato. Va bene. Ma abbandono un attimo il lato moderato. No, mi fido, anche perché giustamente come stai dicendo tu, ma ci scrivono anche in chat... E brutti ricordi la prima a Monaco, quindi va bene. Ricordo i bei ricordi invece sono stati quando vincemmo la Coppa qui a Roma nel 2009, il 4-0 al Bayern. 4-0, io c'ero, me lo ricordo perfettamente quel primo tempo fantastico dove insomma facemmo 4 gol al Bayern Monaco, dove Messi mise il ritmo. La storia è fatta per essere ripetuta. Esatto, bravo. La storia è fatta per essere ripetuta, quindi poi noi speriamo veramente che si ripeta nello stesso modo. Un 4-0 nel primo tempo con una bella doppietta di Leo e poi un gol del Charrua e un gol di Neymar e buonanotte ai suonatori, come si dice a Roma, insomma. Ecco. Bayern steso, fritto e messo vicino a un bel piatto di crauti. Sì, e poi Peppe che esulta perché come ha dichiarato ieri, insomma, lui è culè fino al midollo, quindi dovrebbe esultare, no? Se succede, dovrebbe pure scansarsi allora. Esatto. Va bene, Frecce, grazie.
Ti auguro una